Bene, dopo aver visto la definizione di derivata, le regole di come si derivano le funzioni elementari e in generale le regole di derivazione, vediamo oggi alcune proprietà, alcuni teoremi che riguardano le funzioni derivabili, cioè quelle per cui la funzione derivata esiste ed è continua. Allora, cominciamo con un esempio in fisica. Abbiamo visto che se immaginiamo che un oggetto sia in moto, per esempio, allora possiamo calcolare lo spostamento delta x moltiplicando la velocità per l'intervallo di tempo. Però questo funziona se la velocità è costante. Nel caso in cui la velocità non sia costante, cioè se la velocità v cambia nell'intervallo di tempo delta t, questa relazione è approssimata, non è del tutto corretta. Allora cosa si fa? Beh, si fa in modo che delta t diventi talmente piccolo che al suo interno, durante questo intervallo di tempo, la velocità non cambi di molto. E si dice che l'intervallo di tempo che mi serve sia una grandezza infinitesima, che cioè talmente piccola che lo spostamento diventa anch'esso un infinitesimo, è molto piccolo, ed è la velocità istantanea del tempo t per l'intervallo di tempo infinitesimo di t. Questa grandezza infinitesima prende il nome di differenziali. Per questo si usa un altro simbolo, il d piccolo anziché il delta. Il delta è una differenza finita, la differenza tra due grandezze diverse. Mentre dx è un incremento più piccolo, dell'incremento più piccolo per quanto piccolo possiate pensarlo, se si può dire così. D'accordo? Ora, abbiamo già visto a suo tempo che la velocità possiamo intenderla come la derivata prima della posizione rispetto al tempo. Quindi lo spostamento infinitesimo della posizione, quel differenziale di x, posso pensarlo come v derivata della posizione rispetto al tempo per l'incremento infinitesimo del tempo. Questa operazione si può generalizzare. E quindi in generale se ho due grandezze x e y legate da una funzione che sia derivabile, cioè per la quale esiste la derivata prima, allora posso immaginare la relazione tra delle variazioni infinitesime delle due variabili, la x e la y a cui che è legata la x. La loro relazione è data da questa eguaglianza. Il differenziale della variabile dipendente della y può essere espresso come la derivata prima della funzione che lega y a x per la variazione infinitesima della variabile x. Questa grandezza viene detta differenziale. Posso usarla anche all'inverso. Se ho due grandezze legate da questa relazione, allora la funzione f che appare in questa posizione, cioè che moltiplica delta x, non è altro che la derivata prima di y rispetto a x. Ok? Questo è uno dei motivi per cui si può scrivere, troverete qualche volta, scritta la derivata in questo modo, dy su dx. Questa scrittura, questa notazione della derivata è dovuta a Leibniz, questa l'ha introdotta Leibniz. Quindi la derivata posso scriverla in uno qualunque dei seguenti modi. Attenzione, per quanto possa sembrare, questo non è un rapporto nel senso algebrico del termine, questo è un limite, okay? Quindi ha qualche proprietà in più. Infatti si può dire che l'operatore di derivazione posso rappresentarlo anche in questo modo. Okay? Derivo rispetto alla variabile x. Questo modo di scrivere l'operatore di derivazione ha il vantaggio che rende esplicita la variabile rispetto alla quale derivo. Se magari la funzione f dipende da più variabili, scrivere in questo modo diventa evidente qual è la variabile che considero rispetto alla quale sto derivando. Okay. Qui c'è un esempio di come si calcola il differenziale. Una proprietà utile, una considerazione utile è la sua interpretazione geometrica. Ricordate che la derivata prima abbiamo interpretata come il coefficiente angolare della retta tangente al grafico della funzione in un determinato punto. Quindi prendete questa curva, immaginate che sia il grafico della nostra funzione, concentriamoci sul punto P di coordinate x0 e y0. Ora, considerare il differenziale della funzione, cioè prendere la derivata prima di questa della funzione in p, quindi il coefficiente angolare della tangente, e moltiplicarlo per una variazione infinitesima della x, significa considerare
la variazione della y non lungo la funzione propriamente detta, ma lungo la tangente. Quindi in questo caso il differenziale approssima la variazione della y, che avrei se facessi il calcolo in due x diverse, come calcolata non lungo la funzione, ma lungo la tangente. È chiaro che le due cose sono tanto più vicine l'una all'altra quanto più la differenza tra x e x0 è piccola. D'accordo? Quindi questa è un'interpretazione, se volete, geometrica del concetto di differenziale. Perché ci interessa il concetto di differenziale? Beh, perché lo utilizziamo in realtà molte volte. Non solo in termini di, come abbiamo visto prima, spostamento rispetto al tempo, ma ricordate quando la prima volta abbiamo parlato del lavoro, abbiamo detto che il lavoro sia il prodotto tra forza e spostamento solo nel caso in cui la forza sia costante. Ma se non lo è, se non lo è, la definizione va generalizzata, cioè devo considerare l'effetto della forza su spostamenti non finiti, ma infinitesimi. Quindi se su un oggetto agisce una forza F, variabile che cambia con la posizione, allora non posso più fare forza per spostamento finito, ma posso parlare solo in termini di differenziali. Cioè il lavoro diventa il prodotto tra la forza e il differenziale dello spostamento, cioè uno spostamento infinitesimo. Perché ho bisogno di uno spostamento infinitesimo? Perché in questo modo posso assumere che nell'arco di quello spostamento la forza non cambi in modo apprezzabile, in modo significativo, e quindi in quel piccolo tratto, talmente piccolo che la forza non cambia, il contributo al lavoro è anch'esso un lavoro infinitesimo, un DL. Okay? E se poi la forza è conservativa, questo lo posso esprimere come la diminuzione dell'energia potenziale, quindi qui avrò un meno dV, anche questo è un infinitesimo, per cui in sostanza, alla fine avrò che la forza può essere espressa come la derivata dell'energia potenziale rispetto alla posizione col segno negativo. Quindi, in sostanza, tutte le volte che abbiamo grandezza esprimibile come un rapporto tra due variazioni, un delta y diviso un delta x, quella in realtà è una derivata. E un modo per arrivarci è considerare proprio il concetto di differenziale. In questo senso, questo concetto si applica praticamente un po' dappertutto. Okay. Lasciamo stare, qui c'è il caso dell'energia potenziale. Ricordate l'energia potenziale gravitazionale, immaginate di fare la derivata di questa funzione rispetto alla posizione R, quello che trovate è proprio la forza. Questa è una verifica della legge che abbiamo trovato prima. Okay. Vediamo adesso alcune proprietà importanti delle funzioni che abbiano derivata continua. Quando una funzione è derivabile significa che posso calcolare la sua derivata e la derivata è una funzione continua. Il primo teorema importante è questo, vediamo la dimostrazione solo di questo perché è molto semplice. Se ho una funzione y uguale a f di x che è derivabile in x con 0, allora non solo la funzione derivata è continua, ma anche la funzione f di x è continua. Il fatto che sia derivabile comporta che anche la funzione che derivo deve essere per forza continua. Immaginate di prendere un punto diverso da x con 0 e di costruire la seguente identità. F di x posso esprimerla come f di x con 0 per x meno x con 0 moltiplicato per questo rapporto. Se vedete, se x è diverso da x con 0, queste posso semplificarle, f di x con 0 va via con meno f di x con 0 e mi rimane f di x. Questa, ripeto, è una identità. No. Eguaglianza abbastanza semplice che vale qualunque sia x. Se prendo questa identità e passo al limite per x che tende a x con 0, cosa ottengo? Beh, questo rapporto, se la funzione è derivabile, tende alla derivata, che per ipotesi esiste finito, quindi questo è un numero. X meno x con 0 tende a 0, f di x è una costante, quindi la funzione tende a f di x con 0. Quindi necessariamente se questo rapporto ha un limite finito per x che tende a x con 0, quindi se la funzione è derivabile, allora posso dedurne che f di x tende a f di x con 0 se x tende a x con 0, cioè la funzione è necessariamente continua. Ripeto, se ho una funzione derivabile in un punto, allora in quel punto, essendo derivabile, sicuramente è anche continua. Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili. Okay?
Questo è un altro modo di vedere la stessa cosa. Attenzione, non vale il contrario. Il teorema inverso non è in generale vero. Se una funzione è continua in un punto, non è detto che sia derivabile. Cioè, la derivabilità di una funzione è una proprietà più forte della continuità. Per esempio, la funzione valore assoluto, che vale x, il prodotto di x vale x se x è positivo, vale 0 se è nullo, meno x se è negativo. In 0 la funzione è continua perché il limite destro e sinistro sono entrambi uguali a 0, nessun problema, ma non è derivabile perché a destra la sua derivata è più 1, a sinistra è meno 1, quindi in 0 la derivata ha un salto. Potete vederlo bene da questo grafico. Qui la funzione è continua, ma la sua derivata passa da meno 1 a sinistra di 0 a più 1, quindi in 0 ha un salto. Questo è un esempio abbastanza semplice di funzione che sia continua ma non derivabile. Quindi ripeto, le funzioni derivabili sono continue, ma non è detto che una funzione continua sia derivabile. Dipende. D'accordo? Un altro concetto importante che è quello tutto sommato da cui siamo partiti, ricordate che la concetto di derivata serviva per stabilire, un criterio per stabilire dove sono i massimi e i minimi di una funzione, vediamo più esplicitamente che cosa si intende per massimo e minimo. Immaginate questo che è il grafico di una parabola, ok? In questo esempio il vertice della parabola è un punto di massimo. Perché? Perché meno 1 intorno del punto, ad esempio 2, di x con 0, la funzione assume un valore più grande di tutti gli altri punti nello stesso insieme. Quindi, in generale, dico che una funzione in x con 0, che appartiene a un intervallo x con 0, ha un punto di massimo relativo se esiste almeno un intorno di x con 0 nel quale la funzione assume valori minori o uguali di quello che assume in questo punto. Cioè negli altri punti sta sotto l'ordinata che assume in quel punto. Cioè si comporta tutto sommato in questo modo, cioè come una parabola con la concavità verso il basso. Ok? Viceversa, una funzione ha un minimo relativo se la diseguaglianza è invertita, cioè se c'è almeno un intorno di x con 0, in questo caso di 2, dove la funzione assume valori tutti maggiori o uguali a quello che assume x con 0, in questo caso nell'esempio grafico in 2. Allora la funzione si dice che assume un minimo relativo. Okay? In questo caso il minimo vale 0. D'accordo? Perché è relativo? Perché non è detto che sia così per tutto il suo dominio. Okay? Quando è che un massimo o un minimo diventano assoluti invece che relativi? Quando la diseguaglianza, cioè i valori assoluti della funzione sono tutti inferiori a quelli assunti in x con 0, vale non solo in un intorno, ma in tutto il dominio. Allora quel punto diventa un punto di massimo assoluto oppure di minimo assoluto. Per esempio, il vertice della parabola è un punto di massimo assoluto se la parabola ha concavità verso il basso, oppure un punto di minimo assoluto se la parabola ha concavità verso l'alto. Ci sono funzioni che non hanno massimi o minimi assoluti, ma hanno massimi o minimi relativi. Come per esempio questa che è una cubica. Qui vedete che questo punto è un punto di massimo, ma è un massimo relativo, cioè la funzione assume valori più piccoli di quelli che assume in questo punto, ma solo per valori sufficientemente vicini a questo punto. Se mi allontano di più, in questa regione, assume valori più grandi. Ecco la differenza tra massimo assoluto e massimo relativo. Si dice massimo relativo se quello è un valore più grande di quelli assunti nella funzione, ma in un intorno del punto in questione. Non è detto che la diseguaglianza valga dappertutto. Ok? Un'altra cosa importante è che se osservate, se prendo la tangente alla funzione nei punti di massimo o di minimo, come abbiamo visto già nell'esposizione precedente, la tangente è orizzontale, cioè la derivata è nulla. Questa osservazione è il contenuto del prossimo teorema, detto teorema di Fermat, il quale dice che se prendiamo una funzione y uguale a f di x che sia continua nell'intervallo chiuso e limitato a b e se, che ammetta un punto x con 0 interno ad a b, che sia un punto di massimo e di oppure di minimo,
E se la funzione risulta derivabile in questo punto, necessariamente la sua derivata è nulla. Ripeto, se ho una funzione continua in un intervallo, in questo intervallo ammetto un massimo o un minimo, e in quel punto la funzione è derivabile, necessariamente la sua derivata è nulla. Ok? Teorema di Fermat. Si vede graficamente da quello che abbiamo visto prima. Nei punti dove la funzione raggiunge un massimo o un minimo, la tangente orizzontale, cioè la derivata è zero. Questo è abbastanza semplice da vederlo, è sufficiente confrontare i rapporti tra i coefficienti angolari delle tangenti a sinistra o a destra dei punti di massimo o di minimo, okay? E applicare il teorema della permanenza del segno. A sinistra, ad esempio, di un punto di massimo, questo limite non può essere positivo, a destra non può essere negativo, l'unica soluzione è che il limite sia nullo. Non mi soffermo molto sulla dimostrazione, perché voglio concludere questa parte entro oggi. Comunque mi preme ribadire il concetto. Se una funzione continua in intervallo chiuso limitato in un punto interno all'intervallo ha un massimo o un minimo, ed è derivabile in quel punto la sua derivata è nulla. Ok? Questa è una conseguenza, ripeto, del fatto che se è derivabile la funzione è sicuramente ha la derivata calcolabile, e utilizzando il teorema sulla permanenza del segno, la derivata in quel punto non può essere che zero. Attenzione, non vale il contrario. D'accordo? Per esempio la funzione x alla terza, che ha derivata 3x alla seconda, ha in 0 derivata nulla, ma 0 non è un punto né di massimo né di minimo. Che a sinistra di 0 la funzione assume valori inferiori a 0, a destra valori superiori. Quindi ripeto, se c'è un massimo o un minimo la derivata è nulla, ma il fatto che la derivata sia nulla non implica necessariamente che ci sia un massimo o un minimo. Ok? Oppure addirittura in questo caso, sempre sulla funzione valore assoluto, qui la funzione ha un minimo senza aver derivata nulla. Perché? Perché in quel punto non è derivabile. Abbiamo già visto prima che in zero, pur essendo continuo, non è derivabile. Generalizziamo questo teorema, il teorema di Rolle, il quale afferma la seguente cosa. Partiamo sempre dall'ipotesi che abbiamo una funzione che è continua all'intervallo chiuso limitato, è derivabile internamente a tutto AB, escludiamo i punti estremi, se, attenzione, negli estremi assume lo stesso valore, cioè se in A e in B, negli estremi dell'intervallo, assume lo stesso valore, indipendentemente da quanto è questo valore, basta che sia lo stesso, allora necessariamente esiste un punto C interno all'intervallo nel quale la derivata è nulla. Graficamente, vedete, qui abbiamo un intervallo AB, in A e in B assume lo stesso valore, f di A uguale f di B. Allora immaginate di dover tracciare una funzione continua che parta da questo punto, questo a sinistra, e arrivi in questo punto, questo a destra in B, in modo tale che A e B abbiano lo stesso valore. Se ci riflettete un attimo, se è continuo, abbiamo detto che si può tracciare la funzione senza staccare la penna dal foglio, necessariamente da qualche parte assume un massimo, da qualche altra parte assume un minimo, anche più di uno, quindi c'è almeno un punto interno all'intervallo dove la funzione ha un massimo o un minimo, e per il teorema di Rolle lì la derivata è zero. Ok? Caso limite, se la funzione fosse una costante, la derivata sarebbe nulla dappertutto. Ok? Se la funzione non è costante, quindi cambia di valore all'interno di AB, necessariamente c'era un punto di massimo, un punto di minimo, e lì la derivata è nulla. Questo, se volete, in modo tutto sommato intuitivo, la dimostrazione del teorema. Qui comunque segue in modo dettagliato. Ultimo teorema che vediamo, poi rivediamo l'applicazione. Il teorema di Lagrange, o del valore medio della derivata, generalizza quello di Rolle appena visto. Okay? Se lasciamo cadere l'ipotesi, chiudete la finestra per cortesia, che la funzione abbia
negli estremi i due valori identici, cosa succede? In questo caso il teorema mi dice che se una funzione continua all'intervallo chiuso limitato a b, derivabile internamente da b, okay, allora esiste almeno un punto c compreso tra i due estremi a e b, in modo tale che il rapporto tra la differenza dei valori che la funzione assume tra b e a diviso l'ampiezza dell'intervallo b-a è uguale al valore della derivata prima in un punto c opportuno all'interno dell'intervallo. Cioè esiste un punto c in cui f', la derivata prima calcolata in c, vale il rapporto tra la differenza della funzione negli estremi diviso l'ampiezza dell'intervallo. Graficamente cosa significa? Beh, questo è il nostro intervallo AB, questo è il grafico della funzione. Se prendo la retta che passa attraverso i due estremi, A f di A e B f di B, questa retta che ha coefficiente angolare, il rapporto tra le due ordinate, f di B meno f di A diviso B meno A, è una retta che ha il coefficiente angolare, f di B meno f di A diviso B meno A, uguale al coefficiente angolare della tangente in almeno un punto interno da B. Quindi se prendete C, per esempio, questo punto C, la tangente in questo punto è parallela a questa, cioè forma lo stesso angolo con l'orizzontale. Okay? Questo è detto anche il tema del valore medio della derivata. Questo, la pendenza della retta che passa per gli estremi, è il valore medio della pendenza della funzione all'interno dell'intervallo. Posso prenderlo come valore medio. Se questa fosse una legge oraria, cioè in verticale avessimo la posizione, in orizzontale i tempi, il teorema di Lagrange ci dice che nell'intervallo di tempo da A a B c'è almeno un istante di tempo in cui la velocità di questo oggetto vale a un valore uguale a quello della velocità media. Che qui è semplice dimostrarlo, è sufficiente costruire una funzione ausiliaria che soddisfa il teorema di Rolle, applicare a questo il teorema di Rolle e derivare l'enunciato del teorema di Lagrange. Anche su questo vado un po' veloce. Quali sono le conseguenze? Le conseguenze sono un criterio di monotonia. Che significa criterio di monotonia? Usando il teorema di Lagrange possiamo stabilire dal segno della derivata prima se la funzione è crescente oppure no. Quando è che una funzione è crescente? La funzione si dice crescente se all'aumentare della x aumenta anche la y. È decrescente al contrario. Cioè, se prendo la funzione y uguale a f di x che sia continua in un intervallo, dico che la funzione è crescente se prendo due punti x e x con 0 con x più piccolo di x con 0, allora la funzione rispetta lo stesso verso della diseguaglianza. Cioè, se x è più piccolo di x con 0, anche la y calcolata in x è più piccola della y calcolata in x con 0. Allora la funzione cresce, cioè il crescere della x cresce anche la y. Ok? Qualunque sia la coppia di punti presa nell'intervallo. Viceversa, quindi se faccio il rapporto f di x meno f di x con 0 diviso x meno x con 0, questo rapporto è positivo, perché è un rapporto tra due grandezze dello stesso segno. Viceversa, dico che è decrescente se all'aumentare della x la y diminuisce, cioè se questo segno si inverte. Se x è minore di x con 0, allora f di x è maggiore di f di x con 0, cioè se x aumenta, y diminuisce. Okay? In quel caso questo rapporto diventa negativo. Okay? Anche qui, in questo caso, per il significato della derivata, cioè il coefficiente angolare della tangente, abbiamo per esempio che se ho una retta, la derivata di questa funzione è 2 positiva, vedete che la funzione è crescente dovunque, cioè l'aumentare della x aumenta anche la y. Viceversa, in una parabola, la parabola è una funzione che non è monotona, perché a sinistra del vertice all'aumentare della x la y diminuisce, a destra del vertice c'è il comportamento contrario. Infatti per una parabola la derivata prima cambia segno tra se passo da sinistra a destra del vertice.
qui è decrescente, la tangente ha pendenza negativa, la derivata è negativa, qui è crescente, la tangente ha pendenza positiva, la derivata è maggiore di zero. Okay? Quindi questo mi aiuta a stabilire un criterio di monotonia, cioè se ho una funzione derivabile in tutto un intervallo aperto a b, se la funzione è crescente, la sua derivata prima non può essere negativa, cioè o è positivo o è nulla. Se è decrescente, la derivata prima non può essere positiva, cioè o è negativa o è nulla. Okay? Quindi dal segno della derivata capisco qualcosa sulla caratteristica delle funzioni. D'accordo? Questa è la dimostrazione, quindi ripeto, se prendo una funzione, ne calcolo la derivata e ne studio il segno, e ottengo che la funzione ha una derivata positiva, allora in tutto l'intervallo in cui la funzione ha derivata positiva, la funzione è crescente. Ok? Ma attenzione all'inverso, la funzione può essere crescente anche nei punti in cui ha derivata nulla. Quindi funzione crescente maggiore, derivata maggiore o uguale a zero. Qui c'è l'esempio della x alla terza che abbiamo visto prima. Se la funzione invece è costante, la sua derivata è nulla sempre. E quindi funzioni che differiscono per una costante hanno la stessa derivata. Questo sarebbe utile quando uno inverte le operazioni di derivazione, cosa che ahimè non faremo. E quindi, in base a questo criterio di monotonia, posso trovare un criterio per stabilire dove la funzione ha un massimo o un minimo relativi. Perché? Perché se vado a considerare la funzione derivabile nell'intervallo aperto, okay, dove trovo un punto, quindi vado a studiare il segno della derivata e trovo un punto dove la derivata cambia segno, per esempio passando da negativa a positiva, quindi passa da decrescente a crescente, lì ho un punto di minimo, perché si comporta come la parabola che gravita verso l'alto. Funzione passa da decrescente a crescente, derivata prima negativa, si annulla e diventa positiva. Quindi, dallo studio del segno della derivata, posso dedurre A dove la funzione è crescente, B dove la derivata cambia segno, posso vedere se trovo un punto di minimo se la derivata passa da negativa a positiva o di massimo se succede il contrario. Se passa da crescente, derivata positiva, a decrescente, derivata negativa. Quindi a questo punto la derivata si annulla, è un punto di massimo relativo. Ok? Attenzione, può anche succedere che la derivata si annulli senza cambiare di segno, come il caso della cubica di prima. In che caso dico che ha un punto di flesso, una funzione derivata nulla, che però non è un punto né di massimo né di minimo. Questi punti vengono chiamati punti di flesso, flesso orizzontale. Ok? Ecco, qui c'è il caso dell'esempio della parabola, dove ho un minimo, la parabola con concavità verso il basso, dove ho un massimo. E il caso la cubica in cui ho un punto di flesso, che può essere di tipo, cioè, la funzione può annullarsi rimanendo positiva nell'intorno oppure rimanendo negativa. Esempio, e penso che poi chiudiamo, immaginate questa funzione x alla una cubica, un polinomio di terzo grado. Troviamo i massimi e i minimi se ci sono di questa funzione. La funzione è un polinomio, quindi è continua e derivabile in tutto il suo dominio. Andiamo a calcolare la derivata, che sarà 3x alla seconda meno 4x, la derivata di x alla terza è 3x alla seconda, la derivata di meno 2x è meno 4x, la derivata di 1 è 0. Andiamo a studiare il segno della derivata. Basta fattorizzare, ho due fattori, x è 3x meno 4. E il segno di x è positiva, quindi non so se si vede la distinzione, questo è un tratto leggero, dovrebbero essere dei puntini anche se non si vede tanto, e poi c'è il tratto continuo, in questo caso qui è positiva. Ripeto, x è positivo a destra di 0, negativo a sinistra, 3x meno 4 è positivo a destra di 4 terzi, negativo a sinistra. Quindi abbiamo a sinistra di 0, meno per meno che fa più, in 0 la derivata si annulla, tra 0 e 4 terzi più per meno fa meno. A destra di 4 terzi più per più fa più. Quindi ho due punti dove la derivata si annulla, 0 e 4 terzi. In 0 la derivata passa da positiva a negativa, quindi ho un punto di massimo, passa da crescente a decrescente.
mentre in 4 terzi passa da negativa a positiva un punto di minimo. E questo mi aiuta a stabilire come è fatta la funzione, e perché qui ho un massimo, quindi la concavità si comporta come una parabola concavità verso l'alto. A sinistra del massimo è crescente, raggiunge il suo massimo, diventa decrescente, raggiunge il minimo, torna a essere crescente. Utilizzando questo strumento e gli altri che abbiamo visto fino ad adesso, uno può anche costruire almeno qualitativamente il grafico della funzione in base a come è fatta, alla sua espressione analitica. Okay? Se poi utilizzo la funzione e inserisco le due ascisse che abbiamo trovato, 0 e 4 terzi, abbiamo anche le ordinate dei punti, il massimo locale in 0,1 e il minimo in 4 terzi meno 5 ventisettesimi. Okay, ma qui ci sono alcuni esercizi e questo chiude l'esposizione di oggi. Ci sono domande? No, bene, allora ci fermiamo qua.